Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Prima della pausa festiva dell'anno scolastico, il sindaco di Gela Domenico Messinese sta visitando numerose scuole della città, impegnate nella realizzazione di iniziative natalizie. Le manifestazioni hanno offerto al primo cittadino l'opportunità di tornare ad affrontare con i dirigenti scolastici le problematiche dei loro pressi, oltre a porgere gli auguri di serene festività agli alunni, ai loro genitori e al corpo docente. È stato il sindaco Domenico Messinese a tagliare il nastro della seconda mostra di presepi allestite da una decina di scuole promossa dalla Proloco Gela, che trova spazio all'interno di Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della Chiesa San Francesco, ha benedetto l'iniziativa. Presenti anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'Assise Civica Alessandra Ascia e il presidente dell'Antiracket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici ed insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. Ai visitatori è stato consegnato un cadeau, significativi temi trattati dalle scuole attraverso i presepi, immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo dalle ore 10 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20:30. Il Natale nei presepi e nell'arte è il tema della mostra promossa dal Comitato di Quartiere di Macchitella a Gela con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo ed il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Gela. Martedì 22 dicembre alle ore 19, inaugurazione presso il Centro Congressi di Macchitella alla presenza del sindaco messinese e degli artisti che espongono. La mostra rimarrà aperta fino a martedì 30 dicembre tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia, lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Cisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.